Schianto mortale a Rovato questa mattina alle 8 nello scontro tra un Range Rover e un camioncino, è rimasto ucciso sul colpo un 65enne di Cazzago. A Standard & Poor's rivede negativo l'outlook di A2A, interviene il presidente della commissione bilancio del comune di Brescia Natali, è preoccupante. Castelli ammette, Brescia può gestire al massimo 4.500 procedimenti l'anno, oltre si è inarretrato. Davanti al... vabbè, lo rifacciamo, va. Schianto mortale a Rovato questa mattina alle 8, nello scontro tra una Range Rover e un camioncino è rimasto ucciso sul colpo un 65enne di Cazzago. Standard & Poor's rivede a negativo l'outlook di A2A, interviene presidente della commissione bilancio del comune di Brescia Natali, è preoccupante. Castelli ammette, Brescia può gestire al massimo 4.500 procedimenti l'anno, oltre si crea arretrato. Brescia davanti allo Spartiacque, la partita con il Monza vale la Serie A. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera e buon sabato anche dal telegiornale. Dunque, come avete sentito dai titoli, c'è la cronaca purtroppo in primo piano con un altro incidente mortale sulle strade bresciane, un'altra vittima è un 65enne di Cazzago San Martino. L'incidente è accaduto questa mattina poco prima delle 8 a Rovato. Vediamo. E Agostino Paderni, titolare della idraulica Paderni, 65enne, è rimasto vittima dello scontro tra una Range Rover e un SUV. L'incidente è avvenuto sabato mattina, poco dopo le 8, a Rovato. L'uomo era al volante del furgone che dopo l'impatto è finito contro un palo dell'illuminazione e si è ribaltato. Nell'urto sono rimasti feriti un 37enne, una donna di 47 anni, ricoverati agli ospedali di Chiari e alla poliambulanza di Brescia. Sul posto sono giunte 3 ambulanze, le di soccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri di Chiari e la polizia locale di Rovato, che ora dovrà definire la dinamica dell'incidente. E adesso l'economia, ma anche la politica, perché c'è innanzitutto la notizia che Standard & Poor's ha rivisto a negativo l'outlook di A2A e subito ci sono anche le conseguenze, le prese di posizione politiche, in particolare quella del Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Brescia Natali. Come sapete, il Comune di Brescia gode di dividendi molto generosi appunto dalla multiutility cittadina. Vediamo. Standard & Poor's ha annunciato di aver rivisto al ribasso l'outlook di A2A, portandolo da stabile a negativo, confermando il rating a BBB A-2. In particolare, Standard & Poor's prevede che il Funds from Operation Ratio e debito sia in media del 21% nel periodo dal 2022 al 2024 e che il debito aumenti di 1,6 miliardi di euro per finanziare l'elevata spesa in conto capitale, portando a 500 milioni di euro il free cash flow negativo all'anno. Nonostante l'impegno da parte della società al mantenimento del proprio rating e la possibilità di misure correttive del credito, le distribuzioni di dividendi relativamente alte e la strategia di acquisizione potrebbero impedire l'accumulo di una copertura per il rating. È quanto si legge nel report di Standard & Poor's, nel quale si spiega che l'outlook negativo indica la possibilità di un peggioramento del rating se A2A non riuscisse a implementare misure sufficienti per riportare il rapporto tra FFO e debito al di sopra del 23% nei prossimi 18-24 mesi. Immediata la presa di posizione di Giampaolo Natali, presidente della Commissione Bilancio del Comune di Brescia per Fratelli d'Italia, che in una nota si dice preoccupato. Il fatto che le previsioni di Standard & Poor's sul futuro di A2A non siano propriamente lusinghiere non può che gettare un'ombra sull'economia della città e della provincia, aggiunge Natali. A2A risulta tra le più grandi e prestigiose multiutility in Italia operanti sul nostro territorio. Oltre a dare lavoro a circa 3.000 bresciani, è una risorsa preziosissima per il Comune di Brescia, suo socio di riferimento, che grazie ai 70 milioni circa di dividendi percepiti annualmente riesce a mantenere in ordine il proprio bilancio.
La speranza è quella che le previsioni di Standard & Poor's possano essere disattese, data la grande capacità di stare sul mercato e fare numeri importanti ampiamente dimostrate negli anni da A2A, conclude Natali, confidiamo che possa mettere in atto misure correttive sufficienti a garantirne la crescita senza mettere a rischio il proprio bilancio e i famosi dividendi destinati al bene della nostra città. Dati alla mano questa volta, e parliamo di cronaca giudiziaria, una tavola rotonda ha messo un po', ha fatto un focus sulla situazione dei processi penali. L'occasione è stata appunto una tavola rotonda che fra l'altro noi di Live abbiamo trasmesso in diretta venerdì pomeriggio, che nei prossimi giorni vi riproporremo invece in orario serale. Molti i dati curiosi emersi durante appunto questo confronto al quale hanno partecipato il Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Presidente del Tribunale, il Procuratore Capo, solamente per citare alcuni ospiti appunto della tavola rotonda, l'Avvocato Cavaliere per gli Avvocati Penalisti, l'Avvocato per l'Unione delle Camere Penali. Insomma, è stato un po' un confronto su tutte le anime della giustizia penale, in particolare per fare un po' il punto della situazione. Vi dicevo che ci sono emersi appunto dei dati curiosi. Ieri abbiamo parlato della percezione della sicurezza di cui ha parlato il Presidente Castelli, ma non è stata l'unica cosa. Ha parlato anche, ad esempio, della mole di lavoro che il Tribunale di Brescia può gestire. Dice al massimo 4.000-4.500 procedimenti l'anno. Oltre a questo numero chiaramente si crea poi la coda per la gestione dei processi. E poi anche un altro aspetto, quello delle assoluzioni. Ha detto se un processo ha una soluzione, assolutamente non si può dire che sia un processo inutile, anzi questo è proprio un qualcosa che non si dovrebbe dire. Sentite il perché ce l'ha spiegato nella tavola rotonda. Noi non siamo in grado, ne potremmo mai dire basta, non accettiamo più processi, però di dire sappiate che quello che un tribunale può fare sono X procedimenti. Noi abbiamo individuato il numero dei testi generali, e quello sono quello che più o meno un tribunale riesce a fare. Brescia fa tra i 4.000 e 4.500 fascicoli procedimenti a dibattimento l'anno. Questa è chiaro che se ne mandi 6.000 crea arretrato, è inevitabile che sia così. Ma l'altra cosa è andare a vedere sentenze di assoluzione e condanna anche per vedere l'esito che ha. Anche se poi su questo poi bisogna fare delle analisi, perché ad esempio noi abbiamo un tasso di assoluzioni estremamente elevato. È chiaro che quando però vado a giudizio 3-4 anni dopo, è chiaro che è difficile dire se non doveva andare a giudizio o se io ho perso le prove nel tempo, perché la prova dichiarativa dopo 3-4 anni non c'è più. Io credo che però ad esempio su questo, adesso col fatto che ci arriveranno i nuovi addetti all'ufficio per il processo, probabilmente potremo cercare di fare un intervento specifico su questo che possa evitare di andare a giudizio in tutti, o possa esaminare quello che va a giudizio in modo tale da evitare di arrivare a una fatto di questo tipo, cioè derivare sia da fare i processi 3-4 anni dopo, perché questo non è tollerabile, sia d'altro lato di arrivare a un tasso di assoluzioni fisiologico. Con una cosa che però secondo me bisogna dire molta franchezza, non è che un processo che finisce per assoluzione è un processo inutile o sbagliato, perché se no diciamo che gli unici processi sacrosanti sono quelli che finiscono con condanna, questo sarebbe pericolosissimo. Vuol dire però che insomma c'è una percentuale realistica, sarà il 30-40% di normalità. Se il tasso di soluzione è eccessivamente elevato, è chiaro che c'è qualche problema. Parliamo ora dell'altra emergenza epidemiologica, non è ancora un'emergenza della verità, ma è chiaro che c'è grande attenzione, quella del vaiolo delle scimmie. Non c'è nessun caso in Lombardia, l'abbiamo detto in questi giorni e ancora in queste ore lo possiamo ribadire, perlomeno dati alla mano, ma certo che come ha specificato il professor Rezza sono stati attivati tutti quei meccanismi di attenzione a livello nazionale. A seguito della segnalazione di alcuni casi di vaiolo delle scimmie in Europa, il Ministero della Salute ha tempestivamente allertato le regioni e messo in piedi un sistema di monitoraggio dei casi. Un primo caso è stato immediatamente identificato presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e altri due casi potrebbero essere confermati nelle prossime ore. Dato che il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto, però i focolai tendono generalmente ad autolimitarsi.
Rimaniamo in ambito sanitario, però con la pagina dedicata al Covid-19. Prima di vedere i dati di oggi, andiamo al Civile di Brescia, dove c'è il consueto bollettino settimanale per sentire l'andamento di questi ultimi 7 giorni. Dopo il leggero aumento della scorsa settimana, oggi i ricoveri Covid al Civile di Brescia tornano a calare. Stando all'ultimo aggiornamento della direzione della SST Cittadine, infatti, la riduzione sul totale delle persone ricoverate per Covid è di 29 pazienti. I posti letto occupati passano infatti da 139 a 110. Stesso non possiamo dire per le terapie intensive, perché in questo caso registriamo un aumento. I pazienti ricoverati nella rianimazione del maggiore ospedale bresciano sono 6, mentre una settimana fa erano 4. Il Civile definisce in lieve incremento anche l'afflusso in pronto soccorso. Nell'ultima giornata sono stati infatti 16 gli accessi Covid a fronte di 160 pazienti con problematiche non relative al virus. Vediamo i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute, li vediamo insieme con questa grafica che non è quella consueta della regione, perché come sapete nel weekend non c'è la grafica di regione, ma andiamo direttamente su questa un po' più complessa del Ministero della Salute. Vediamo che, ve la posso riassumere, ci sono 370 nuovi casi di Covid-19 registrati nel Bresciano nelle ultime ore e 3.287 in Lombardia. Dagli ospedali le notizie sono di 3 pazienti in meno nei reparti di terapia intensiva, ora sono 32, e in area medica 32 pazienti in meno rispetto alla giornata di ieri, quindi in totale di 798. I decessi nell'intera regione sono 24, nessuno è avvenuto in provincia di Brescia. Questa tabella la trovate come sempre sul nostro giornale online con tutti i dati relativi appunto alla giornata di quest'oggi. Partiamo ora, parliamo ora di meteo, è già partito, ma partiamo ora di meteo per quanto riguarda questo fine settimana, e sarà un fine settimana che possiamo definire bollente, molto caldo, ben oltre quelle che sono le temperature medie di stagione, ma dall'inizio della prossima settimana, insomma, qualche temporale, qualche pioggia dovrebbe un po' riportare la situazione un po' più alla normalità. Sentiamo Trebi Meteo. Il satellite che ci mostra un'Italia completamente sgombra dalle nubi per la presenza di questo anticiclone africano piuttosto ingombrante, che sta portando la prima ondata di caldo di questa stagione 2022, nonostante l'estate non sia in realtà ancora iniziata, in quanto ufficialmente inizia il 1 giugno a livello meteorologico e il 21 per quello astronomico. Cosa succede nel weekend? Cupola anticiclonica che rimane ben salda su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, porterà un ulteriore aumento delle temperature e manterrà lontane le nuvole da tutti i nostri settori, farà eccezione forse solo qualche nuvola marittima sulla Liguria. Per quanto riguarda le temperature, già ben oltre le medie stagionali, soprattutto al centro-nord, con punte fino a 35 gradi, quindi si tratta di valori oltre 10 gradi superiori alle medie del periodo. I valori saranno un po' più bassi al sud e lungo le coste in genere, grazie alla presenza delle brezze marine e un mare ancora piuttosto fresco in questo periodo. Però anche al sud i valori aumenteranno e qui si raggiungerà l'apice del caldo nel corso della prossima settimana. Prossima settimana che vedrà poi un indebolimento dell'anticiclone proprio sulle regioni settentrionali, per l'arrivo di corrente atlantica un po' umide che porteranno i primi temporali già lunedì a partire da Alpi e Prealpi. E poi tra martedì e mercoledì possibili anche sulle pianure del nord, localmente anche di forte intensità. Continuerà invece il clima soleggiato ed estivo al sud. Ma per maggiori dettagli vi invito a rimanere aggiornati consultando il nostro sito trebimeteo.com oppure scaricando l'app gratuita sempre di Trebi Meteo. Vabbè, nel frattempo, come avete sentito, domani ci aspetta un'altra giornata praticamente pienamente estiva, con temperature 10 gradi sopra quelle che sono le medie stagionali. Parliamo ora di un evento che si è svolto in questi giorni al Parco Hotel Canoa. Si è tenuto un incontro tra un centinaio di imprenditori sotto l'insegna di Brescia del Fare, un'iniziativa di Beta Service che ha riunito appunto questi imprenditori per fare contatto, per fare rete, per scambiarsi un po' le storie delle proprie aziende e soprattutto per conoscersi. E poi ci sono state alcune imprese che sono state premiate per le loro peculiarità. Sentiamo un paio di storie.
Ingegneria Italia è un'azienda che oltre ai classici servizi di ingegneria, quindi progettazione, prototipazione, tutela della proprietà intellettuale e quant'altro, ha deciso di fare divulgazione, quindi raccontare le aziende, raccontare l'ingegneria a un pubblico giovane con un linguaggio giovane e moderno. Quindi siamo su YouTube con i contenuti più lunghi, siamo su TikTok con delle pillole diciamo destinate a un pubblico molto molto giovane, siamo su Instagram con tutta una serie di contenuti, quindi dai reel e dai post. La nostra mission è proprio quella, quindi raccontare l'ingegneria e la tecnologia direttamente dalle aziende, quindi con le protagoniste del nostro territorio, quindi con aziende che hanno decenni di know-how, decenni di conoscenza, decenni di lavoro, ma che molto spesso faticano a comunicare e faticano a raccontare quello che è il loro lavoro, quella che è la loro realtà. E cosa vi raccontano poi queste aziende? Ci raccontano storie di sacrifici, ci raccontano storie di innovazione, ci raccontano storie di successo, molto spesso con l'estero, molto spesso ci raccontano cose che sanno fare veramente solo loro a livello mondiale, quindi non solo a livello locale, e noi vogliamo dar voce a queste storie. Vogliamo dar voce a queste aziende in modo che tutti possano raccontare la loro personale storia e aprirsi così al mondo con i nuovi mezzi che la tecnologia si mette a disposizione. Matchplat si occupa di ricerca, analisi di mercato, in particolare di profilazione di mercato. In parole povere, aiutiamo le aziende a ricercare ed entrare in contatto con partner commerciali, cioè con altre aziende che possono essere clienti, distributori, fornitori, in 196 paesi al mondo, analizzando 400 milioni di aziende. Come lo facciamo? Grazie a una tecnologia, a un algoritmo di intelligenza artificiale che riesce a profilare queste aziende per caratteristiche davvero concrete e utili al business del nostro cliente. Quindi bypassiamo il concetto di profilazione tramite codice, un semplice codice settoriale, e andiamo a estrapolare solo quelle aziende che aderiscono a determinate caratteristiche, prodotto, certificazione, materiale, che il nostro cliente sta ricercando nelle aziende con cui vuole costruire un'opportunità di business vera. Brevissima pausa, 30 secondi, e poi torniamo come sempre con il nostro TG Sport, molto ricco, fra l'altro che dobbiamo parlarvi di basket, ma anche del Brescia che domani scende in campo con una partita importantissima, praticamente vale la Serie A. Rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento Speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Pollino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni festivi esclusi in via degli Alpini 33 a San Pollino, Brescia. Buonasera anche agli amici sportivi, partiamo dal pallacanestro con Sassari, con purtroppo la serata di ieri che è stata molto dolorosa per Brescia, Sassari che si è imposta in modo massiccio. Sassari domina la partita, chiude con più 30, 98-68, incassa il 2-1. La pallacanestro Brescia non ce la fa a reggere l'onda d'urto di Sassari, che in casa si impone nei primi due quarti e dopo la pausa lunga preme sull'acceleratore fino a chiudere con 30 punti di vantaggio. Brescia ha dovuto gestire l'infortunio a una spalla di Della Valle dopo un contatto in campo, fuori dopo solo 5 minuti di gioco. Non tutto però è perduto, la strada certo si fa in salita, ma gli spazi per proseguire ci sono, non era questa la gara da dentro o fuori. Ora, testa e cuore alla partita di domenica alle 21, sempre sul parquet della Dinamo Sassari. È doveroso fare un ringraziamento ai numerosi irriducibili e ai tifosi bresciani che ci hanno seguito anche qui a Sassari con una trasferta difficile perché volevano starci vicini. Quindi è doveroso fare questo ringraziamento. Sassari ha fatto una partita molto intensa, molto fisica, hanno provato ad alzare il livello di aggressività riuscendoci. Noi abbiamo perso abbiamo preso il break in gara 2, loro hanno tenuto il servizio in gara 3, siamo 2-1, siamo pronti a giocare gara 4. No, questa partita non è meno 30, questa partita è 2-1 per loro, era scappata assolutamente. Siamo pronti a battagliare in gara 4, non sarà facile. Non si può seppellire chi ancora non è morto.
Determinazione proprio all'ennesima potenza per Coach Magro e Germani Pallacanestro Brescia, al quale va il nostro grandissimo in bocca al lupo, così come al Brescia che domani scende in campo con il Monza. È una gara veramente importantissima, anche perché è da dentro fuori la gara di domani, vale la Serie A. Oggi pomeriggio ha parlato mister Corini, sentite le sue parole. Dobbiamo cominciare a sognarla e a costruirla nella nostra testa, e questo stiamo facendo. Oggettivamente è un'impresa, perché avevano già, come avevo definito la vigilia, un piccolo vantaggio dovuto al fatto di avere 2 risultati su 3, addirittura anche perdendo con un solo gol passano loro. Noi sappiamo che dobbiamo fare una cosa molto importante, ma penso anche che la risultanza del campo ci fa capire che ce la possiamo fare, nel grandissimo rispetto che abbiamo per il Monza, per le qualità che ha. Però dentro la partita abbiamo visto delle cose, certo devono determinate situazioni volgere un pochino più a nostro favore, possiamo anche dire che da questo punto di vista non ci è girato niente nel verso giusto nell'ultima partita, compreso il fatto di aver addirittura perso una partita che non meritavamo di perdere. Penso che ci debba essere una grande lucidità, perché l'equilibrio poi ti porta a vedere le cose nel modo giusto, ma ci vuole anche una grande intensità emotiva. Io penso che la partita di mercoledì abbia espresso un risultato per me non giusto, e quello che ho detto ai ragazzi, ha detto sulle cose non giuste ci si ferma e ci si lamenta oppure si reagisce. Per fortuna nostra non è finito tutto, dobbiamo andare a giocarci ancora una partita dove può succedere di tutto, con la consapevolezza che sarà difficile, che l'avversario è forte, ma che dentro le due partite, nella mia gestione che ho giocato contro il Monza, abbiamo capito che si possono fare delle cose, e di conseguenza stiamo lavorando per sistemare quelle cose che ci possono dar fastidio del Monza, per andare a ottimizzare quelle che sono le nostre qualità, la nostra organizzazione, per andare a vincere una partita che non dobbiamo solo vincere, ma dobbiamo vincere con 2 gol di scarto. Vincere con 2 gol di scarto, seguitela con noi domani sera, come sempre, con Fabio Pettenò, con Diretta Stadio, tutto lo staff, perché sarà una partita insomma fondamentale, vale la Serie A e vale il proseguimento dei playoff. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci scelto anche stasera, vi ricordo che tutte le notizie le trovate sul nostro giornale online, livebrescia.tv, e così possono arrivare anche nel vostro telefonino le nostre notizie se vi iscrivete ai nostri canali Telegram, Live Brescia News oppure Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi, a tutti l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.